Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Lì, tra l'altro, pubblico dei video di casi italiani inediti che non vedete qui su YouTube. Quindi se vi va venite a dare un'occhiata anche alla pagina Facebook. Detto questo, diamoci dentro col video. Il caso di cui vi parlo oggi ha avuto un impatto significativo sull'opinione pubblica, portando a discussioni su temi come la manipolazione psicologica, il controllo coercitivo e la vulnerabilità dei giovani nelle istituzioni educative. Ha infatti anche evidenziato la necessità di una maggiore vigilanza e protezione nelle comunità accademiche. Lawrence Ray, detto Larry, nasce nel 1959 e cresce a Brooklyn, nello stato di New York. La sua famiglia è composta da sua madre, suo padre e suo fratello minore Carl. Non si sa molto sui primi anni di vita di Larry, tuttavia lui stesso ha raccontato che la sua infanzia è stata contrassegnata dagli abusi. I genitori di Larry divorziano poco dopo la sua nascita, di conseguenza il bambino, con la mamma e il fratello, va a vivere dai nonni materni. È qui che Larry subisce abusi intimi da suo nonno, dai 6 ai 7 anni. Il nonno conduce il piccolo Larry nel seminterrato ogni giorno, l'antro degli orrori in cui deve subire terribili assalti. Altrettanto orripilante è che la nonna sa cosa succede laggiù, sa che suo marito ha usa del loro nipotino, ma non interviene. Anzi, invece di aiutare Larry, lo maltratta, lo insulta ogni singolo giorno, lo picchia a seguito delle più piccole marachelle e lo frusta con il gatto a 9 code. Ma non solo, Larry è costretto a dormire sul pavimento di legno ogni singola notte, perché non ha nemmeno un letto. Non gli viene permesso aprire il frigorifero e per la maggior parte del tempo patisce la fame. Se ricordate, però, Larry ha anche un fratello minore di nome Carl, che viene trattato esattamente all'opposto. Carl sembra un principino, tutti lo adorano, è indubbiamente lui il favorito. Carl un letto lo ha, ed è quello più comodo di tutti. Gli viene permesso di mangiare tutto il cibo che desidera e non viene mai maltrattato. Il comportamento dei nonni fa chiaramente capire a Larry che il loro preferito è Carl. E Larry, comprensibilmente, cresce covando un enorme risentimento verso suo fratello. Ora parliamo della madre di Larry. Anche lei è a conoscenza degli abusi che subisce suo figlio, ma non fa nulla per fermarli. Anzi, addirittura appoggia questi maltrattamenti perché anche lei disprezza Larry. La donna era rimasta incinta di Larry quando era soltanto un adolescente e afferma che questo bambino le ha rovinato la vita. Gli scarica addosso ogni colpa, si mostra indifferente a lui o peggio, siccome non lo ama, sostiene i soprusi esercitati dai nonni. Anche lei quindi considera Carl come il figlio preferito, perché era rimasta incinta del suo secondo genito in età più matura, dunque lui non le aveva stravolto la giovinezza. Una notte Larry si ammala, ha la febbre e tossisce molto, quindi fa rumore, ma non è di certo colpa sua. Però la nonna si infastidisce e prende l'impassibile decisione di far dormire Larry fuori casa. Lo caccia e poi chiude a chiave la porta d'ingresso. È inverno e Larry ha addosso soltanto il pigiama. Per poco non muore congelato. Finisce ricoverato in ospedale, ma poi si riprende. È così che il padre di Larry viene a sapere degli abusi che suo figlio sta subendo. Fortunatamente interviene subito, prende con sé il bambino e lo porta a casa sua, sottraendolo alle negligenze o spietatezze della madre e dei nonni. Larry ora vive con suo padre e passerà con lui il resto dell'infanzia. Da ragazzo Larry si arruola nell'aeronautica militare, ma abbandona dopo soli 19 giorni. Poi all'età di 19 anni succede qualcosa di piuttosto significativo nella sua vita. Larry torna a vivere con la sua violenta madre, ed è proprio lui che lo desidera. Da quasi 20 anni Larry cerca disperatamente l'amore e l'approvazione di sua madre. Vuole che lei lo accetti. Quindi, durante la sua vita da adulto, prova costantemente a impressionarla. Per esempio, Larry immagina che sarà soddisfatta quando lui trova lavoro come agente di borsa a Wall Street, un impiego ben remunerato e che lo porta a contatto con gente di prestigio. Onestamente vi sottolineo che non so come abbia fatto a ottenere questo incarico, perché Larry non è laureato. Ma lui è decisamente una persona carismatica che riesce a farsi strada in diverse situazioni. Dunque, Larry ha puntato su questo lavoro perché brama il rispetto che non ha mai avuto fin da bambino e perché spera di sorprendere sua madre.
ma questo non succede nemmeno stavolta. Eppure Larry non si abbatte, acquista una Mercedes nuova di zecca sempre per fare colpo su sua madre. Poi si mette in forma, perde tanto peso, ma lei non importa nulla. Non c'è niente che Larry può fare per farsi notare da sua madre, che continua a considerarlo una seccatura. Infatti anche quando Larry cresce, sua madre sa soltanto sminuirlo. Al posto di mostrarsi orgogliosa per i successi del figlio, lei loda soltanto se stessa. Arriviamo alla fine degli anni 80, quando Larry ha ormai 30 anni e incontra una donna di nome Teresa, con cui comincia una relazione. In poco tempo la coppia si sposa e mette al mondo due figlie, la maggiore si chiama Talia e la minore Ava. Nel periodo in cui nascono le sue figlie, la carriera di Larry decolla. Da sempre lui si sforza di compiacere le persone che occupano una posizione di autorità. Ha sfruttato l'opportunità di lavorare a Wall Street per stringere amicizia con gente piuttosto potente. Riesce quindi a ottenere un incarico come consulente finanziario per persone ricche e influenti, come politici, imprenditori e alti funzionari militari. Li supporta nei settori assicurativo, edile, finanziario e anche del gioco d'azzardo. Larry però intreccia legami anche con i malviventi, a quanto pare ha contatti con la mafia. Uno dei membri della famiglia genovese, conosciuta anche come famiglia Luciano, ha pure partecipato al suo matrimonio. La famiglia genovese è stata, fin dalla sua fondazione, una delle più potenti e temute famiglie mafiose di Cosa Nostra statunitense. Tornando a Larry, ormai facendo il consulente finanziario, guadagna davvero tanti soldi e decide di farli fruttare. Diventa socio di un famoso ristorante italiano ed è comproprietario di una discoteca nel New Jersey. Arriviamo ora nella metà degli anni 90, quando Larry fa amicizia con Rudolf Giuliani, detto Rudy, il sindaco di New York. Ovviamente anche lui è una persona potente e influente. Inoltre Larry diventa amico anche di un uomo chiamato Bernard Kerik, recentemente promosso da autista del sindaco Rudy Giuliani a direttore della divisione investigativa del Dipartimento Penitenziario di New York City. Dunque pure Bernard Kerik è una persona di spicco nell'ambito della polizia e ha contatti con persone prestigiose. Questi sono gli ambienti che frequenta Larry. Successivamente inizia addirittura a fare consulenze per la CIA e finisce a lavorare in Russia durante la Guerra Fredda ancora in corso. Organizza persino una cena con Gorbaciov, che al tempo era il presidente dell'Unione Sovietica. Pensate che in un'occasione Larry ha anche incontrato Robert De Niro e hanno cenato insieme. Insomma, vi sarete fatti un'idea sulla personalità e sulle capacità di Larry, abile nella comunicazione persuasiva che gli permette di inserirsi nei contesti più altolocati. Siamo alla fine degli anni 90, quando Larry è ormai diventato un uomo incredibilmente arrogante, che pensa di essere invincibile. Si è fatto degli amici che occupano posizioni di potere, supponendo che lo proteggeranno sempre. Ma non è così che funziona in quel mondo. Tutti sono concentrati su se stessi. Nessuno si preoccupa di aiutare qualcun altro se si trova in difficoltà. Ma Larry è ingenuo da questa prospettiva. È sicuro di essersi affermato al punto da diventare intoccabile. È così che si fa coinvolgere in un programma di frode finanziaria di stampo mafioso. Larry sta conducendo un commercio illegale di azioni, eppure non si limita soltanto a partecipare a questo schema di frode a vantaggio della mafia, ma diventa anche un informatore dell'FBI. Quindi, mentre è impegnato in attività criminali che gli permettono di guadagnare ingenti quantità di denaro, finge di essere un vero informatore dell'FBI, ma in realtà fornisce false informazioni sul piano di frode che sta implementando anche lui. Larry, nello specifico, ha deciso di diventare un informatore dell'FBI proprio per supportare la mafia, pensando che se qualcuno dei suoi amici malavitosi finirà nei guai per via della truffa finanziaria, lui potrà salvargli la pelle. Quanto vi ho raccontato dimostra l'arroganza e la disonestà di Larry, ma questo piano funzionerà secondo voi? No, perché il doppio gioco di Larry viene scoperto, quindi l'FBI lo arresta. La finta spia è in preda al panico, quindi si rivolge ai suoi amici potenti, implorandoli di attivarsi per tirarlo fuori dai guai. Chiede aiuto a Bernard Kerik, che riveste un ruolo importante nell'ambito investigativo, ma sia lui che gli altri amici ricchi e potenti di Larry gli voltano le spalle. Come detto, in quel tipo di mondo non esistono realmente gli amici, oppure esistono soltanto finché apportano delle utilità. In particolare, mentre Larry
Harry è sotto processo, la stella di Bernard Kerik è in ascesa. La visibilità del commissario di polizia all'indomani dell'11 settembre 2011 lo porta sotto i riflettori. Appare regolarmente in TV e per un periodo diventa consigliere in Iraq. Larry intanto si trova costretto a patteggiare per evitare la prigione e viene condannato a 5 anni di libertà vigilata. Questo scivolone gli rovina la vita, la sua reputazione ormai è a pezzi e Larry nutre tanto risentimento nei confronti di Bernard Kerik, che nel 2004 viene nominato da Bush come segretario della sicurezza nazionale. I problemi di Larry però non finiscono qui. Anche gli altri aspetti della sua vita vanno in frantumi. Prima di tutto, Larry ha tradito sua moglie per diversi anni, frequentando un amante in gran segreto che lui considera come una fidanzata da tenere lontana dalla sua vita familiare. Ma al contrario di come un uomo farebbe con la propria fidanzata, Larry sfrutta questa donna offrendola a politici e ad altre persone potenti. In cambio di favori, Larry promette che la sua amante andrà a letto con loro. Lo fa per compiacere i suoi amici e soddisfare i propri interessi. Quindi, io ve lo dico, credo che quest'uomo sia disgustoso. Ed è solo l'inizio. Quindi preparatevi. Larry è anche incredibilmente offensivo nei confronti della sua fidanzata, sia fisicamente che verbalmente. Controlla ogni elemento della sua vita, monitora costantemente i suoi movimenti e se lei trasgredisce alle regole imposte da Larry, l'aspettano gravi conseguenze. Tuttavia, questa relazione segreta viene alla luce, sua moglie lo scopre e chiede immediatamente il divorzio. A questo punto, come accennato, ogni elemento della vita di Larry si sgretola. Ora Teresa, la sua ex moglie, ottiene la piena custodia delle loro due figlie. Ma c'è di peggio, perché Teresa inizia una relazione proprio con Carl, il fratello minore di Larry, il suo rivale da sempre, anche nell'accaparrarsi l'amore materno. Larry infatti si infuria, lui odia suo fratello e lo incolpa di avergli rovinato la vita fin da bambino. Per vendetta, Larry promuove una vera e propria campagna diffamatoria contro Teresa. Vuole infangare il suo nome, rovinare la sua reputazione, esattamente come è successo a lui. Concretamente Larry crea siti internet e blog in cui pubblica accuse molto esplicite, secondo le quali Teresa sta abusando delle figlie. Questa è una bugia, ma è solo l'inizio della sua strategia punitiva. Larry avvia un lavaggio del cervello alle sue figlie per metterle contro la loro madre, agendo soprattutto nei confronti della primogenita, Talia. Larry dice alle ragazzine che la madre si sta terribilmente approfittando di loro e Talia finisce col dargli credito nonostante sappia che Teresa non è una pessima mamma. Talia si scaglia contro sua madre, specialmente ora che lei si è messa insieme allo zio Carl. Le dice che non vuole che esca con lui e Teresa reagisce male schiaffeggiandola. Questa per Talia è la goccia che fa traboccare il vaso, dunque taglia completamente fuori dalla sua vita la madre. Ora però è nelle grinfie del padre. Larry riesce a controllare completamente la sua primogenita e la manovra per riottenere la custodia di entrambe le sue figlie. Un giorno Larry va a trovarle a casa di Teresa, ma appena entra nell'abitazione istiga la sua ex moglie per poi picchiarla davanti alle ragazzine. Teresa è inorridita e terrorizzata, chiama immediatamente la polizia, ma quando arrivano gli agenti, Larry riesce a manipolare la situazione a proprio favore. Mente, dicendo che è Teresa ad avergli messo le mani addosso. Interpreta il ruolo della vittima e, come se non bastasse, sua figlia Talia lo sostiene. Talia adesso ha 15 anni e racconta alla polizia che sua madre è violenta e lei il problema, non suo padre. Inoltre spiega che sua madre ha sia di lei che di sua sorella minore. Così viene aperta un'indagine e per il momento la custodia delle due ragazze viene affidata a Larry, che ottiene esattamente ciò che voleva. Nelle settimane successive, mentre l'indagine procede, vengono dette altre bugie e vengono rivolte altre accuse nei confronti di Teresa. Talia incolpa sua madre di picchiarla, addirittura di molestarla intimamente e accusa anche suo nonno, sua zia e sua cugina di aver abusato di lei. Dopo ulteriori indagini, però, si scopre che queste accuse sono completamente infondate. La polizia parla con la figlia più piccola di Larry, Ava. Le chiede se sua madre avesse mai messo le mani addosso a lei o alla sorella maggiore Talia. Ava è sincera e risponde con queste esatte parole: no,
Quelle sono le bugie che ci dice papà. Dunque, alla fine la polizia si rende conto che si tratta di manipolazione e lavaggio del cervello. La storia di Larry non sta assolutamente in piedi, quindi gli viene ordinato di riaffidare le figlie alla sua ex moglie Teresa, che ora ne riottiene la piena custodia. Tuttavia, Larry si oppone e questo tecnicamente vuol dire che sta rapendo le figlie. Dato che Larry è già in libertà condizionale, viene mandato in prigione per 6 mesi. E Ivan nel frattempo torna a vivere con sua madre, ma Talia si rifiuta. Ormai la odia profondamente e crede davvero alle bugie che suo padre le ha raccontato. Per il resto della sua adolescenza, fino a quando inizia a frequentare il college, Talia vive nei centri di accoglienza per giovani in difficoltà. Arriviamo ora al 2010. Negli ultimi anni Larry è entrato e uscito dalla prigione. In un'occasione, pensate un po', ha immobilizzato una ragazza con cui era fidanzato cercando di soffocarla. Dopo aver pagato la cauzione, Larry ha parlato con un detective che ha scritto nel suo rapporto: Lawrence Ray afferma di essere attualmente coinvolto in un'importante indagine governativa e che questo episodio di violenza domestica è stato inventato per metterlo in cattiva luce. Alla fine, questa ragazza ha ritirato la denuncia e il caso è stato archiviato. Però Larry, avendo violato la libertà condizionale, è diventato un fuggitivo ricercato dall'FBI. Gli agenti gli hanno dato la caccia per settimane, poi il suo cellulare è stato rintracciato in un appartamento. 5 poliziotti hanno sfondato la porta e hanno trovato Larry e sua figlia Talia all'interno dell'abitazione. Così Larry è finito di nuovo dietro le sbarre. Ora che viene rilasciato di prigione, sta per ricongiungersi a sua figlia Talia, la quale sta studiando in un piccolo college privato di arti liberali, il Sarah Lawrence College, che si trova a Bronxville, nella periferia di New York. Durante il primo anno Talia coltiva tante amicizie, è molto sicura di sé e schietta, tanto che tra i suoi compagni viene considerata in un certo senso la leader del gruppo. E c'è un argomento in particolare di cui Talia vuole sempre parlare, ovvero suo padre Larry. Talia menziona suo padre in ogni occasione, lo descrive come un uomo straordinario, racconta che lavora a Wall Street, che ha molti amici potenti, ma al momento si trova ingiustamente in prigione. Gli amici di Talia rimangono colpiti dalla sua narrazione, anche perché la ragazza spiega che suo padre era stato incastrato dal governo, che lo sta schiacciando perché lui aveva osato sfidarlo da uomo idealista qual è. Nell'autunno del 2010 Talia sta per iscriversi al secondo anno di college. Poi lei e il suo gruppo di amici vanno ad alloggiare in un dormitorio del campus subito dopo il primo trimestre del secondo anno. È in questo periodo che Larry chiama Talia e le dice che è stato rilasciato di prigione. Ha bisogno di un posto dove stare, anche se ha preso casa in affitto a New York e dopo lo vedremo. In ogni caso, allora lei immediatamente gli dice che può soggiornare nel suo dormitorio universitario. Talia rassicura suo padre, lì c'è un sacco di spazio e ai suoi amici non sarebbe dispiaciuto. Forse converrete con me che è strano per un genitore scegliere di stabilirsi con la propria figlia nel college. Tuttavia agli amici di Talia non importa, lei parla così tanto del padre che i coinquilini hanno quasi l'impressione di conoscerlo. Inoltre pensano anche che questa sia una soluzione temporanea, che il signor Larry non rimarrà lì per molto, forse per un paio di settimane al massimo, prima di trovare una sistemazione più adeguata. Larry quindi si trasferisce nel dormitorio insieme a Talia e ai suoi amici e in pratica assume il comando anche in questo ambiente. Parliamo meglio degli amici di Talia. Sono 8 gli studenti che vivono insieme in un condominio di 2 piani e hanno tutti intorno ai 19 anni di età. Le ragazze che abitano lì, oltre a Talia, sono Isabella, Claudia e Giuliana. I ragazzi invece si chiamano Santos, Gabe, Max e Dan. Larry si appropria dei loro spazi e non manifesta alcuna intenzione di andarsene. Inoltre ama parlare più di qualsiasi cosa di se stesso. Larry si loda raccontando a questi studenti universitari quanto lui sia straordinario. Dice di aver lavorato per il governo, per la CIA, di essere stato un negoziatore tra il governo russo e quello americano durante la Guerra Fredda. Afferma di aver rivestito un ruolo determinante nell'organizzazione delle riunioni. I giovani studenti sono affascinati dalle sue storie e pensano che Larry sia una persona incredibilmente potente e che fortuna, vive proprio insieme a loro. C'è da dire anche che Larry
Non sta con le mani in mano, pulisce l'appartamento, cucina sempre e tanto, si occupa della spesa e prepara il pranzo per diversi ragazzi con cui condivide l'alloggio. È Larry a pagare tutto, quindi il gruppo di ragazze e ragazze gli è molto grato. Certo, trovano insolito che il super papà di una loro amica si arrangi a dormire sul divano. Del resto, quest'uomo sta facendo così tanto per loro. In realtà, questi comportamenti fanno tutti parte di un piano che Larry ha elaborato. Vuole manipolare questi ragazzi, conquistare la loro riconoscenza per poi fargli il lavaggio del cervello. Infatti, dato che gli studenti sono ormai affabulati da lui, Larry gli riempie la testa di bugie, raccontando di come il governo voglia tuttora cercare di catturarlo. La sua vita è in pericolo, le istituzioni vogliono ucciderlo, ecco perché era finito in prigione. Larry rivela a questo gruppo di giovani che sta collaborando di nuovo con la CIA. Ha scoperto preziosi segreti sull'accaduto dell'11 settembre. Ecco perché rischia ancora grosso. Queste informazioni lo rendono un vero e proprio bersaglio per l'esercito. I vertici politici vogliono metterlo a tacere, infatti ha notato che, di tanto in tanto, c'è una macchina che lo segue. In un'occasione, addirittura, un sicario dall'interno dell'auto gli ha sparato, ma per fortuna lo ha mancato. Inoltre, non dovete, mi raccomando, mai dimenticarvi di Bernard Kerik, il commissario di polizia di cui vi ho già parlato durante questo video, perché Larry è davvero ossessionato da quest'uomo. Ripete in continuazione che Bernard vuole braccarlo. C'è sempre stato Bernard a coordinare le operazioni contro di lui, vuole distruggerlo, ma non è il solo. Sono tanti i potenti che aspettano soltanto di poterlo fare fuori. Anche Rudolf Giuliani vuole ucciderlo, così come il presidente George Bush. Ma non è finita qui, tra i suoi nemici c'è l'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Richard Bruce Cheney, che lavora proprio con la sua ex moglie Teresa. Ora chiariamo una cosa. Larry era riuscito a inserirsi in ambienti altolocati perché ha carisma, ma adesso non ha più tutti questi contatti importanti. Anzi, probabilmente nessuno si ricorda di lui. Però gli studenti con cui vive non possono saperlo, quindi pendono dalle sue labbra. Le foto di Larry provano che aveva davvero incontrato molteplici persone di spicco nella scacchiera geopolitica addirittura mondiale, come Gorbaciov. Dunque, per loro, qualsiasi storia Larry racconti è vera. Larry ha avuto a che fare con l'ambiente di Wall Street e pure con l'FBI, infatti mostra ai ragazzi diverse lettere di quest'ultima per avvalorare le sue tesi. E intanto Talia è così soddisfatta. Suo padre, come sappiamo, le ha fatto il lavaggio del cervello e lei lo sostiene in tutto. Larry in pratica è diventato una specie di messia per questo gruppo di ragazzi, un uomo incredibilmente autorevole e brillante. Si è guadagnato la fiducia e il rispetto di questi 19enni e per ora gli basta. È tutto ciò di cui ha bisogno. Larry tiene una sorta di conferenza con tutti gli studenti dell'appartamento, anzi, più d'una. Ogni giorno li riunisce nell'area comune in soggiorno e impartisce loro lezioni su diversi argomenti. Parla di verità e giustizia, di religione, della natura dell'universo, del sole, delle stelle, dei pianeti. E questi ragazzi e ragazze accolgono come pioggia di saggezza ogni parola che Larry pronuncia. L'uomo a questo punto decide poi di organizzare persino degli incontri individuali con gli studenti e le studentesse per fornire loro una terapia personalizzata, tipo un mental coaching. Ovviamente Larry non è qualificato per fare il terapista, ma afferma di aver appreso tutte le tecniche necessarie durante la sua permanenza nella CIA. Gli è stato insegnato come disciplinare la mente, come sbloccare una parte più estesa, come superare le barriere e i traumi per liberare il pieno potenziale di ogni individuo. In sostanza, durante queste lezioni individuali con gli studenti, Larry spiega come prendersi cura della propria salute mentale, vincendo ogni fragilità, e dispensa anche consigli su come dovrebbero vivere la loro sessualità. In ogni caso, Larry non prende di mira tutti gli studenti che vivono in questo complesso, ma soltanto alcuni, quelli più vulnerabili, che stanno lottando con la loro salute mentale e sono più facili da manipolare. I poveretti cadono dritti dritti nelle grinfie di Larry. Lui conferma loro che si sono persi, che sono costantemente in cerca di una guida, ma l'hanno finalmente trovata in lui, che sa riconoscere quanto sono speciali,
e può sbloccare il loro potenziale. Larry è l'unico che può aiutarli a vedere quella luce che brillerà se i loro destini saranno condivisi. Se si fideranno di lui, se si impegneranno in queste sessioni terapeutiche individuali, avranno accesso alla vera felicità. La prima persona su cui Larry si concentra è Isabella, visto che ha un debole per lei. Dal primo momento in cui Larry ha posato gli occhi su Isabella, ha subito pensato di volerci stare insieme nel senso più intimo. Isabella è riuscita a entrare al college grazie a una borsa di studio completa. In precedenza ha frequentato una scuola cattolica femminile e ha vissuto una vita sotto la protezione delle persone che la circondavano. Tuttavia, poco prima del trasferimento di Larry, Isabella si è lasciata in malo modo con il suo fidanzato ed è stata assalita dalla tristezza, finendo col perdere la fiducia in se stessa. Quando Larry si è stabilito nel dormitorio, ha dato molte attenzioni a Isabella, riuscendo addirittura a trascinarla fuori da un lungo periodo oscuro. Durante le sessioni individuali con Isabella, la ragazza si confida con Larry, gli apre il suo cuore, gli racconta tutti i suoi segreti più intimi, gli rivela tutte le sue fragilità. E Larry ne approfitta, assume un atteggiamento predatorio e riesce persino a isolarsi con Isabella nella sua camera per proseguire con le sessioni individuali. La fa sdraiare sul letto, le accarezza i capelli, le sussurra all'orecchio: non preoccuparti, nessuno ti farà del male, nessuno farà del male alla mia bambina. Sappiate che ho i brividi lungo la schiena. Lo trovo molto inquietante. Larry ha 50 anni, mentre Isabella ha soltanto 19. È una coetanea di sua figlia Talia, che si trova letteralmente nella stanza accanto. La situazione si complica ancora quando Larry convince chiunque che Isabella ha bisogno di sessioni individuali extra, perché è davvero distrutta. Larry afferma di aver bisogno di passare la notte nella sua stanza. Precisa che lui dormirà sul pavimento. Tuttavia, indovinate? Già. Non rimane a terra per molto. Ben presto Larry si fa strada nel letto di Isabella e avvia una relazione intima con una studentessa universitaria 19enne e disorientata. E questa cosa mi fa arrabbiare così tanto. So che Isabella potrebbe risultare abbastanza grande da prendere autonomamente le sue decisioni, che è adulta a sufficienza per prestare il proprio consenso, ma come detto è una ragazza vulnerabile e Larry è un abile manipolatore. In pratica lui l'ha adescata. E la vita di Isabella a contatto con Larry è destinata a peggiorare, perché lui la convince ad allontanarsi dalla sua famiglia e dai suoi amici, deve eliminarli dalla sua vita. Come può persuaderla a fare questo, vi chiederete voi? Beh, Larry riesce a metterle in testa che lei da bambina aveva subito abusi intimi da parte di un membro della sua famiglia. Anche se non è mai successo davvero. I meccanismi che scattano nella mente di un manipolatore e della sua vittima possono risultare pazzeschi, come in questo caso. Quando la famiglia di Isabella le telefona per chiederle se tornerà a casa per le vacanze invernali, è Larry a prendere il telefono per parlare con la mamma della ragazza. All'ardire di dirle che no, Isabella non tornerà a casa perché aveva subito delle violenze intime da piccola ed è colpa loro. Prevede che se Isabella trascorrerà le vacanze a casa, soffrirà al punto da mettere fine alla sua vita. La mamma di Isabella ovviamente è sconvolta, si preoccupa terribilmente per sua figlia e non vuole più che torni a casa, visto che certi brutti pensieri le suggeriscono di togliersi la vita. Meglio che resti con il suo mental coach. Quindi, al posto di ricongiungersi ai propri familiari come tutti gli altri studenti, Isabella va a trascorrere le vacanze invernali nella casa presa in affitto da Larry a New York, anche insieme a Talia. E onestamente mi domando come Talia possa accettare questa situazione. È vero che suo padre ha fatto il lavaggio del cervello anche a lei, ma Larry e Isabella condividono il letto ogni notte, hanno rapporti intimi con Talia che occupa la stanza accanto. Comunque al termine delle vacanze invernali, Larry, Talia, Isabella e gli altri studenti tornano nel dormitorio. Ma ormai tutti sanno che Larry un appartamento ce l'ha. Quindi perché continua a vivere nel dormitorio del college? Intanto Larry ha già scelto la sua prossima vittima, perché non gli basta più circuire soltanto Isabella. L'obiettivo successivo è Claudia. Claudia è cresciuta in California ed è una ragazza intelligente, creativa e indipendente.
ma purtroppo soffre di depressione. Appena Larry lo scopre, si avventa su di lei dicendole che può aiutarla a conquistare il benessere mentale, ad acquisire fiducia in se stessa e a sconfiggere la depressione. Così anche Claudia inizia a partecipare alle sessioni di terapia individuale e appena comincia questo percorso con Larry si trasforma in una persona completamente diversa. Appare più sicura di sé e sempre sorridente, ma la gente intorno a lei percepisce che quella è una felicità artificiale. Ecco come la definiscono. La paragonano a un guscio internamente vuoto con all'esterno un sorriso finto e inquietante stampato in faccia. Dopo un po' Claudia comunica a tutti che è affetta da schizofrenia e Larry che gliel'ha diagnosticata nonostante non abbia alcuna formazione medica. Anche quest'altra studentessa si avvicina tanto a Larry perché sente che lui le sta cambiando la vita. Onestamente questo ricalca il classico meccanismo settario. Larry si pone proprio come il leader di una setta e ora ha reclutato il suo terzo membro fedele. Il primo membro è stato indubbiamente sua figlia Talia, poi ha attirato Isabella, adesso si è aggiunta Claudia. Ma Larry non ha alcuna intenzione di fermarsi. Ora la sua attenzione la punta su un altro studente, ovvero Santos, un ragazzo che è cresciuto nel Bronx. Santos ha due sorelle che appariranno più avanti in questo caso e anche lui, come Claudia, è alle prese con la ricerca del suo benessere psicologico. L'impatto positivo che Larry ha avuto sia su Claudia che su Isabella è sotto i suoi occhi, così Santos opta anche lui per le sessioni individuali di Larry. Larry riesce a esercitare un'enorme influenza su Santos, che gli confida tutte le sue vulnerabilità. Gli dice che aveva provato a togliersi la vita al liceo e che ora sente di essere tornato a quel periodo. Sta molto male. Il ragazzo cerca aiuto in Larry perché è convinto che l'uomo abbia esperienza e intanto inizia anche una relazione con sua figlia Talia. Questo rafforza il legame di fiducia tra Santos e Larry. Ed ecco che Santos è ufficialmente nella setta. Infine tra questi studenti c'è Dan, iscritto al secondo anno di college ma travolto da un periodo difficile. Dan è in crisi con la sua fidanzata e sta lottando con la propria sessualità perché non capisce fino in fondo quale sia il suo orientamento esattamente. Insomma si sente un po' perso, così Claudia e Santos lo convincono a parlare con Larry. Lui è davvero bravo e di certo sistemerà tutto. Così anche Dan inizia a sostenere degli incontri individuali con Larry e gli confida il motivo per cui si sente in crisi. Larry gli risponde di non preoccuparsi perché sicuramente non è gay. Glielo può garantire, lui lo sa, l'ha capito solo osservandolo. Dan crede alle parole di Larry, anzi si sente sollevato perché finalmente ha una risposta, non è omosessuale. Dunque Larry ha trovato un altro membro fedele per la sua setta. Tutti gli studenti che si sono uniti a quello che, ai miei occhi, è il culto di Larry, non se ne rendono realmente conto. Arriviamo così alla fine del secondo anno, con Larry che continua ad avere il controllo completo su tutti gli studenti di cui vi ho parlato. Non smette di dar loro lezioni quotidiane sulla religione, sul risveglio spirituale e va ancora a letto con Isabella. Visto che è arrivata la fine dell'anno universitario, gli studenti dovrebbero tornare a casa, ma Larry convince sua figlia Talia, Isabella, Claudia, Santos e Dan a rimanere con lui durante l'estate, spostandosi nel suo appartamento che si trova a New York, più precisamente a Manhattan. I ragazzi accettano aspettandosi di trascorrere un'estate fantastica e divertente, tutti insieme a New York. Ma la verità è che un'estate infernale attende i cinque studenti. Fin dal primo giorno nell'appartamento di Larry, questi ragazzi e ragazze perdono ogni forma di controllo sulla propria vita. Non hanno alcuna voce in capitolo, ma vivono completamente sotto il dominio di Larry. Ogni mattina vengono svegliati prestissimo dalla stessa canzone. Poi sono costretti a eseguire numerose flessioni che aumentano di giorno in giorno. Io temo che Larry creda di essere in un campo di addestramento militare. Infatti racconta a tutti che è stato arruolato nell'esercito. Peccato che, come sappiamo, c'era rimasto solo per 19 giorni. Larry poi fa sedere gli studenti per ore, costringendoli ad ascoltare le sue lezioni. Adora davvero tantissimo il suono della sua stessa voce. Inoltre è davvero sconveniente vivere a casa sua, perché l'appartamento, che adesso ospita 6 persone, contiene una sola camera da letto occupata da Larry e Isabella. Gli altri 4, invece, dormono in un piccolo soggiorno. Non essendo un appartamento molto spazioso, ora versa
casa è in condizioni disastrose, dato che vi si ammassano gli effetti personali di 6 coinquilini diversi. Non c'è quasi posto per muoversi e mi chiedo come facciano i ragazzi a resistere in questa situazione. Inoltre, Larry rimuove addirittura la serratura e la maniglia della porta del bagno, quindi nessuno può avere privacy lì dentro. Però, al contrario, mette dei lucchetti al frigorifero e al congelatore, così che nessuno possa accedere al cibo senza il suo permesso. Larry sottopone i suoi ospiti a una dieta rigorosa affinché perdano tutti peso, secondo lui, per purificare le loro menti. I ragazzi e le ragazze patiscono la fame, per cui non riescono a concentrarsi e questo li rende più facili da manipolare e controllare. Infine, esattamente come un leader settario, Larry somministra coattivamente ai ragazzi delle sostanze, con la solita scusa che servono per pulire le loro menti, per consentirgli di vedere la luce. In realtà queste sostanze provocano negli studenti effetti molto spiacevoli: privazione del sonno, grave ansia e paranoia. Chiaramente anche queste condizioni giocano a favore di Larry. Una volta che lui riesce a immergere questi giovani in uno stato ansioso e paranoico, li fa sedere tutti in soggiorno, uno dopo l'altro, per interrogarli. Li perseguita con una raffica di domande e li porta a rivelare i loro segreti, le loro fantasie, i loro desideri e i loro bisogni, soprattutto inerenti alla sfera della sessualità. Li interroga anche sulla loro infanzia, sui loro traumi e su tutto ciò che di brutto hanno vissuto, e arriva a convincerli che la colpa è dei loro genitori. Poi, se Larry conclude che questi loro traumi non sono abbastanza gravi, li tormenta ripetendo più e più volte: sei sicuro che questo sia tutto ciò che hai passato? Sei sicuro che non ci siano dei ricordi repressi? Sei sicuro di non aver subito intimi? Quando l'interroga, Larry ribadisce sempre: pensa più profondamente, credo che tu abbia passato più di quello che stai raccontando, hai sicuramente vissuto qualcosa di peggiore. Alla fine questi ragazzi e ragazze si sentono obbligati a inventarsi un ulteriore trauma solo per soddisfare Larry, e lui li induce a pensare che tutto si sia verificato realmente. A seguito di questi interrogatori, gli studenti incolpano i propri genitori di ogni evento spiacevole capitato nelle loro vite. Ecco perché si allontanano tutti dalle loro famiglie. Non socializzano più con nessuno al di fuori dei membri di questa piccola setta e il leader Larry. Quando l'estate volge al termine, tutti gli studenti dovrebbero tornare al campus universitario o a vivere nei pressi del college, ma Larry sprona i 5 ragazzi a rimanere nel suo appartamento e a fare la spola tra Manhattan e il Sarah Lawrence College. Quindi, durante l'ultimo anno di corsi, loro frequentano le lezioni a Bronxville e poi tornano subito a Manhattan, dove Larry li rimette al suo controllo. Il suo obiettivo è distruggere le vite di ognuno degli studenti che ha conosciuto, e ci prova usando varie tecniche, principalmente quella del dice a tutti che se fossero stati più aperti intimamente, allora sarebbero diventati più onesti con se stessi, traendone vantaggio. Come sapete, Larry va già a letto con Isabella, ma ora rivolge l'attenzione verso altri 2 membri della setta, cioè Claudia e Dan. Inizia con Claudia, che in verità è ancora insicura del suo corpo. Larry lo sa perché l'ha spinta a confidarsi con lui. Ogni sera, mentre sono a tavola, Larry sfiora gentilmente Claudia su tutto il corpo, illudendosi di farla sentire a proprio agio. Inoltre le dice che può farle raggiungere l'apice del piacere senza nemmeno toccarla. Durante una notte Larry approccia in modo violento, si avvicina a Claudia, la fa piegare in avanti e la penetra con le dita senza il suo consenso. Non passa molto tempo prima che Larry inizia ad andare a letto anche con Claudia, oltre che con Isabella. E vi ricordo che Talia, sua figlia, continua a vivere in quell'appartamento. A questo punto Larry prende di mira Dan. Come detto, lui era un po' confuso sul proprio orientamento sessuale, ma Larry gli aveva assicurato che non è gay. Ora il leader decide che Dan ha bisogno di lezioni di educazione intima. Quindi una notte dà istruzioni a Isabella. Le dice di andare in soggiorno e avere un rapporto intimo con Dan. Isabella ormai è come una marionetta nelle mani di Larry, completamente assoggettata al suo dominio. La ragazza quindi esce dalla stanza, raggiunge Dan e inizia a baciarlo. I due hanno un rapporto intimo, poi la ragazza torna nella camera da letto di Larry e sta anche insieme a lui. Ogni notte da questo momento in poi, Isabella preleva Dan, lo porta in camera e ci sta insieme, mentre Larry rimane a osservarli a fianco al letto, talvolta fornendo anche istruzioni su come devono muoversi. Per
facilitare l'apprendimento mostra ai due ragazzi dei video spinti che loro devono impegnarsi a replicare. Non passa molto tempo prima che anche Larry si unisca a Isabella e Dan per intrattenere un rapporto a tre. Vi ricordo che a questo punto Larry ha 51 anni, mentre Dan e Isabella ne hanno 20. E ne ha 20 anche Talia, la figlia di Larry, che dorme sul divano nella stanza accanto. Ragazzi, se vi dico che sono schifata, credetemi, mi sto limitando. Ma le fantasie di Larry vanno ancora oltre, perché adesso vuole che Claudia e Dan abbiano dei rapporti intimi a cui lui si unirà, seguito pure da Isabella. In diverse occasioni Claudia e Dan per brevi periodi devono andare a studiare a Londra, quindi lasciano l'appartamento. Anche da lontano lui controlla ogni loro mossa, specialmente dal punto di vista intimo. Claudia e Dan devono chiamarlo su Skype per mostrarsi mentre hanno dei rapporti e Larry continua a dar loro istruzioni. Inoltre, durante i periodi trascorsi a Londra, Larry ordina a Claudia di uscire e di concedersi a degli sconosciuti che incontra casualmente. Una volta tornati nell'appartamento a Manhattan, si verifica l'ennesimo episodio profondamente degradante per Dan, che è ancora confuso riguardo al proprio orientamento sessuale. E onestamente non mi stupisce. Inizialmente Dan si era sentito sollevato quando Larry gli aveva detto che non è gay. Ma non basta la rassicurazione di un estraneo per chiarire un dilemma così profondo. Dan, quindi, racconta a Larry di questa sua perplessità e l'uomo lo guarda e cambia versione. Stavolta non lo rasserena, ma gli dice che, se proprio insiste, allora va bene, è gay. Poi ordina a Isabella di andare a prendere uno dei suoi vestiti. Quando lei lo recupera, Larry impone a Dan di indossarlo e a Isabella di portargli anche tutti i suoi giocattoli intimi. Dan deve leccarli mentre è vestito da donna e gli chiede: ti piace questa sensazione? Poi lo obbliga anche a penetrarsi con quel giocattolo. Questo trattamento per il ragazzo è tanto umiliante e deumanizzante, ma Larry, purtroppo, riesce a controllare Dan. Ormai la sua setta è in piedi da circa un anno e a questo punto altre due persone si uniscono al gruppo. Vi ho anticipato che Santos ha due sorelle di nome Yalitza e Felicia. Yalitza vive un momento di fragilità, sta lottando per conquistare il benessere psicologico, proprio come Santos quando è stato adescato. Lui ripete alla sorella che Larry è davvero fantastico perché l'ha aiutato a dare una svolta alla sua vita e anche lei necessita di un cambiamento e di supporto. Yalitza, convinta dal fratello che Larry sia la persona giusta per motivarla, si trasferisce nell'appartamento a Manhattan, ansiosa di conoscere il leader. Per Felicia la situazione è un po' diversa, si è laureata ad Harvard e sta per conseguire il dottorato in scienze biomediche alla Columbia University. Vive in California ed è in procinto di iniziare un tirocinio in ospedale. Felice si cura di sé, ha tantissimi amici, è una persona felice e frizzante, quindi non possiede le caratteristiche della classica vittima di Larry. Un giorno decide di far visita a Santos e Yalitza, quindi prende un aereo dalla California per raggiungere New York. Quando arriva nella casa di Manhattan, Larry le mette subito gli occhi addosso, proprio come ha fatto con Yalitza. Larry vuole Felicia, ma capisce che con lei deve agire in modo diverso, perché Felicia è una giovane donna indipendente, sta per diventare medico e per cominciare un tirocinio all'ospedale. Poi la sua vita si svolge in un altro stato, quindi è difficile riuscire a controllarla. Larry vuole prendersi del tempo per dedicarsi a Felicia. Deve corteggiarla. D'ora in poi, ogni volta che la ragazza va a trovare suo fratello e sua sorella a New York, Larry le stende il tappeto rosso davanti ai piedi, le compra molti regali, le dona enormi mazzi di fiori, la porta fuori a cena e ristoranti stellati, la fa alloggiare in hotel di lusso. Alla fine, Felicia accetta di frequentarlo. Felicia crede che Larry sia un uomo estremamente gentile e attento, del resto lui si prende cura di lei, la riempie di complimenti, è sempre presente. Ora Larry ha finalmente Felicia tra le sue grinfie, dato che lei è convinta che lui sia l'uomo più incredibile che avesse mai incontrato. Si sente così fortunata. Felicia adesso si fida di Larry. Allora lui le racconta che il governo vuole catturarlo, che tante persone potenti lo inseguono e che prima o poi gli spareranno di nuovo. E dato che Felicia è diventata la sua compagna, anche lei è in pericolo. Qualcuno in California, dove lei vive e lavora, di certo è già stato incaricato di ucciderla. E persino i genitori di Felicia sono coinvolti in questo complotto omicida. Per una ragione che razionalmente non so spiegare, Felicia crede a Larry. Lui le offre una soluzione.
Può proteggerla se lei è disposta a trasferirsi a New York, nell'appartamento dove vivono anche gli altri. Felicia, come detto, era una donna forte, indipendente, già proiettata nel suo luminoso futuro, in corsa verso i suoi sogni e vicino al traguardo. Ma Larry riesce a distruggere completamente anche lei, svuotandola di ogni desiderio di ambizione. Ora Felicia si sente ansiosa e paranoica, probabilmente perché Larry l'ha convinta ad assumere dei farmaci che amplificano le sue emozioni negative. Felicia vive nel terrore, credendo che ci siano dei malviventi pronti a ucciderla. È così spaventosa la capacità di Larry di manipolare le persone fino ad alterare completamente la loro realtà. Mi dispiace pensare ai genitori di tutti questi ragazzi, ai quali sembra di vivere in un incubo dove i loro ragazzi sono stati risucchiati, soprattutto quelli di Santos, Yalitza e Felicia, che hanno già 3 figli completamente raggirati da Larry. Ora che i componenti della setta sono 8, Larry ufficializza la sua seconda fidanzata, Felicia, perché sta ancora insieme a Isabella, quindi adesso ha rapporti con entrambe. Come molti altri leader delle sette, Larry si concede il piacere di avere più partner e inizia a chiamare Isabella e Felicia rispettivamente moglie numero 1 e moglie numero 2. Ogni notte Felicia e Isabella dormono con Larry nello stesso letto, devono obbligatoriamente essere nude e Larry costringe Isabella a mettergli una mano a coppa sui genitali. Deve addormentarsi in questo modo e non può spostare assolutamente la mano per tutta la notte. Se Larry si sveglia e si rende conto che Isabella non è più nella posizione corretta, la scuote e la obbliga a rimettere la mano sulle sue parti basse. E onestamente, lo ripeto, credo che il termine disgustoso sia troppo poco per descrivere questo individuo. Quanto a Felicia, Larry obbliga anche lei ad avere rapporti con degli sconosciuti. Non possiamo parlare di prostituzione perché la ragazza non viene pagata. Quest'uomo viscido si soddisfa nel guardarla mentre lei va a letto con degli estranei e talvolta registra dei video. Adesso ha nelle mani un'arma per minacciarla. Se Felicia non obbedisce ai suoi ordini, lui pubblicherà quel materiale. Ogni settimana la costringe anche ad andare nei centri commerciali o in posti affollati con addosso una gonna corta, senza poter indossare la biancheria intima. Larry, quindi, l'avrete capito, usa il sesso per manipolare i suoi seguaci. Tuttavia ci sono 2 elementi a cui ricorre per tenerli sotto controllo: il denaro e la violenza. Per quanto concerne l'aspetto economico, siccome essere il leader di una setta di studenti non è un'attività redditizia, Larry si prefigge di estorcere dei soldi ai suoi ospiti. Li accusa ingiustamente di far danni alla sua proprietà, ispeziona l'appartamento alla ricerca di un nuovo segno sui muri o di un graffio su una pentola in cucina, per poi incolpare uno dei suoi seguaci, obbligando il malcapitato di turno a ripagarlo. Ogni notte l'uomo riunisce gli studenti in un cerchio e li interroga uno alla volta affinché ciascuno confessi il danno che avrebbe causato, seppur non intenzionalmente. Anche se lo studente ripete di non aver fatto niente, Larry continua ad arrabbiarsi, lo accusa di mentire e gli intima di confessare. Alla fine questi ragazzi e ragazze crollano, si inventano questi fantomatici danni da loro commessi perché sanno che altrimenti Larry non si fermerà. Può insistere per ore e ore e ore intere, quindi meglio dire qualcosa per farlo tacere finalmente. Ma Larry obbliga ognuno di loro a pagare una somma spropositata di denaro ed ecco che il suo gioco è fatto. Larry così inizia anche a guadagnare alle spalle dei suoi sventurati ospiti. Online c'è un video in cui Larry sottopone Claudia a questo interrogatorio. E onestamente si nota che la ragazza è davvero a pezzi, piange angosciata oppure tiene gli occhi chiusi per tanto tempo come se si vergognasse. E il video esiste perché dovete sapere che Larry registra tutto, ce ne sono tanti altri che se volete potete vedere. Da ogni interrogatorio, lezione di gruppo o incontro individuale con i seguaci si percepisce chiaramente quanto questi ragazzi fossero distrutti. Larry elabora per gli studenti delle liste dettagliate che elencano gli oggetti che secondo lui loro hanno danneggiato e le cifre che richiede sono astronomiche, parliamo di migliaia di dollari per riparare delle cose che non sono nemmeno rotte. Dalla lista di Santos risulta che per rimediare ai guasti arrecati all'appartamento deve pagare 50.000 dollari. Felicia poi dovrebbe pagarne addirittura 160.000 perché Larry la accusa
di avergli rubato tutti i soldi tramite le sue carte di credito che in realtà Felicia non ha mai neanche osato toccare. Ma incredibilmente tutti questi ragazzi e ragazze si convincono di aver danneggiato i beni di Larry e di doverlo ripagare. Santos e Felicia, che avevano totalmente escluso i genitori dalle loro vite sotto l'influenza di Larry, tornano da loro soltanto per chiedergli i soldi che devono restituire all'uomo che li ospita. Minacciano che se non riusciranno a raccogliere le cifre richieste si uccideranno. Così i genitori di Santos e Felicia consegnano ai figli $200,000 affinché saldino i loro debiti. Dopodiché i ragazzi corrono da Larry e gli danno tutto. Questo è il quadro dello sfruttamento economico attuato da Larry, ma come vi ho detto, lui usa anche la violenza per controllare i suoi seguaci. Se loro infrangono qualche regola di cui probabilmente ignorano persino l'esistenza, vengono puniti fisicamente. Larry li colpisce con dei pugni in faccia, sulle gambe, sulle braccia, nello stomaco, gli stringe il braccio intorno al collo fino a farli svenire. In un'occasione Larry afferma che Dan ha danneggiato il forno, quindi lo fa inginocchiare davanti a lui, afferra un coltello e minaccia di smembrarlo. Quest'uomo sadico inoltre è chiaro, prova piacere nella bocca di Felicia. E c'è un video online in cui si vede questa povera ragazza che urla disperata mentre Larry la schiaffeggia sul viso, la prende a pugni, poi la scaraventa a terra, le mette le mani intorno al collo e la trattiene sul pavimento con il suo peso, appoggiandole un ginocchio sulla schiena. Paradossalmente Felicia prima grida «Lasciami andare!» e poi «Ti amo, Larry!» È una scena davvero tremendamente angosciante. Ancora, Larry è solito legare insieme le gambe di Felicia con delle fascette stringicavo oppure le attacca del nastro adesivo sulla bocca. Gode nell'umiliarla, la chiama sempre bambina, le dice che ha bisogno di un ciuccio. In un'occasione, Larry ordina a Isabella di comprare dei pannolini per adulti, poi costringe Felicia a indossarne uno senza potersi rivestire. Larry poi porta Felicia in braccio fino al divano del soggiorno e le accende la TV su un canale per bambini. Quanto agli altri studenti, Larry sembra particolarmente infastidito da Santos e il ragazzo crede che sia perché ha commesso l'enorme peccato di uscire con Talia, la figlia del leader. In realtà si sono frequentati per un breve periodo di tempo, ma ora non stanno più insieme. In un episodio Larry picchia Santos con un martello, poi si scaglia anche contro un altro ex ragazzo di Talia che si è aggiunto alla setta, di nome Ian. Ian in realtà si reca nell'appartamento di Larry occasionalmente, lui non vive con il gruppo e sono note poche informazioni su di lui. Tuttavia si sa che ogni volta in cui Ian è in casa, Larry lo picchia selvaggiamente. Quando Ian era ancora più giovane sembrava legato al padre della sua ragazza, ma adesso Larry sta distruggendo completamente anche lui. Ma il trattamento peggiore lo subisce Dan. Larry ce l'ha con lui a causa di una questione che riguarda sempre Talia. Ora vi spiego. Talia doveva fare domanda per la facoltà di giurisprudenza di Stanford, ma non è riuscita a rispettare la scadenza per l'invito. Allora Larry incolpa ingiustamente Dan. Dan ribatte dicendo che lui non c'entra niente, che non sta mica sabotando Talia, ma a Larry non importa. Vuole punirlo. Così prende un pezzo di carta stagnola e forma una specie di anello che inserisce intorno ai genitali di Dan. Poi inizia a stringere e a storcere il suo strumento di tortura. E dato che la carta stagnola può essere affilata, provoca una ferita a Dan, che sanguina e sta provando un dolore lancinante. Larry sta tentando di interrompere la circolazione del sangue nei genitali di Dan e per tutto il tempo gli ripete «Confessa! Confessa! Confessa!» Ma Dan non ha idea di cosa dovrebbe confessare, quindi dà risposte casuali, di cui Larry non è mai soddisfatto. Allora l'aguzzino stringe sempre di più l'anello di carta stagnola e solo dopo un lungo strazio lascia libero Dan. Ma purtroppo i maltrattamenti non finiscono qui, perché qualche giorno dopo Larry recupera un paio di pinze, le infila all'interno della bocca di Dan e lo minaccia di strappargli la lingua. Il ragazzo non è in grado di parlare, poi Larry gli rimuove la pinza dalla bocca, prende un martello e glielo spinge sulla gola, mentre continua a minacciarlo dicendogli «Oh, adesso ti spacco la faccia!». Questo martello sarà l'arma con cui comincerà a picchiarlo, e questi orribili momenti sono immortalati in un video che potete trovare online. Ma, grazie a Dio, da questo orrore si scatena qualcosa di buono, perché Dan finalmente ne ha abbastanza, così trova il coraggio
coraggio di lasciare la setta. Arriviamo al 2013. Sono passati 3 anni da quando Larry ha conosciuto le sue vittime nel dormitorio. A questo punto i ragazzi si sono laureati tutti, tranne Santos, che non riesce a raggiungere il traguardo a causa dei giochetti mentali a cui lo sottopone Larry. Quando Talia, Isabella e Claudia si laureano, Larry è presente nel pubblico il giorno della cerimonia e ha pure il coraggio di fare quell'orgoglioso. Ok, ora potreste pensare: finalmente, adesso si sono laureati, i ragazzi prenderanno ciascuno la propria strada e fuggiranno dalla prigionia di Larry. Ma questo purtroppo non accade, perché Larry li convince a lasciare il suo appartamento a New York per trasferirsi sempre insieme a lui nella Carolina del Nord, a casa del suo patrigno che al momento non abita lì. A trasferirsi nella Carolina del Nord sono in 7: Larry, Talia, Isabella, Claudia, Santos, Yalitza e Felice. Gli ospiti hanno la casa tutta per loro e Larry li mette subito al lavoro. Fa svolgere ai ragazzi dei lavori estenuanti: ripuliscono il fienile, sistemano il giardino, spostano o buttano un sacco di roba, e il contorto gioco mentale di Larry continua anche qui. Dovete sapere che da quando Dan ha lasciato la setta, Larry è diventato paranoico. Teme che qualche altro suo seguace lo abbandoni, quindi tenta di metterli l'uno contro l'altro. O meglio, li divide in 2 gruppi. Il primo gruppo è formato dai suoi seguaci preferiti, cioè sua figlia Talia e le sue 2 mogli, Isabella e Felicia. Mentre il secondo gruppo è costituito dai seguaci cattivi, cioè Claudia, Santos e Yalitza. In qualche modo Larry riesce a convincere Felicia che i suoi 2 fratelli, Santos e Yalitza, stiano cercando di avvelenarla da 3 anni. Mentre i suoi genitori ci provano da quando lei era bambina. Online, anche in questo caso, c'è un video in cui Felicia scoppia in lacrime e accusa i suoi fratelli di quanto appena detto. Dice che è spaventata e che i sicari incaricati dai suoi genitori si sono aggirati per la California da anni nel tentativo di eliminarla. Da questo video traspaiono chiaramente l'angoscia e il terrore di Felicia. Crede davvero che la sua famiglia, compresi i suoi fratelli, stia cercando di ucciderla. In un'altra clip si vede di nuovo Felicia che piange e urla, vittima di una palese agonia mentale. Si siede e ciondola sul divano, intanto suo fratello Santos, in piedi di fronte a lei, cerca di calmarla, ma mentre le parla si schiaffeggia da solo sul volto. Sembra quasi che Larry abbia in un certo senso innescato in Santos un tic nervoso, spingendolo a doversi costantemente punire anche solo per aver parlato. Col passare del tempo, diversi membri della setta cercano di togliersi la vita. Yalitza è la prima che ci prova, ingoia un intero flaconcino di Tylenol e il gruppo è costretto a portarla in ospedale, dove lei rimane in coma per giorni. Lo stesso succede anche a Claudia, che pure viene ricoverata. Infine, anche Felicia e Isabella tentano più volte il suicidio. Tra tutte e 4 provano a togliersi la vita per un totale di 12 volte. Ogni volta che le ragazze finiscono in ospedale, i loro genitori vengono informati che l'accaduto è legato a un tentativo di suicidio, ma l'intervento di Larry impedisce alle famiglie abbandonate da tempo di prendersi cura delle loro figlie. Non riesco a immaginare la preoccupazione, anzi il panico di questi genitori. Non sapevano esattamente cosa stesse succedendo ai loro ragazzi, ma adesso cominciano a rendersene conto: sono finiti in una setta. Le mamme e i papà dei neolaureati fanno di tutto per convincerli a lasciare la setta e chiamano anche la polizia. Allora i detective vanno alla casa nella Carolina del Nord per effettuare dei controlli, dopodiché scrivono sul rapporto che i suoi abitanti sono tutte persone adulte che agiscono secondo il libero arbitrio. La polizia quindi ritiene di non poter fare niente. Sono molto dispiaciuta per questi genitori che non parlano con i loro figli da anni. E incredibilmente le dinamiche di questa spaventosa setta si protraggono anche per i successivi 5 anni. Dal 2013 al 2018 i seguaci rimangono nella setta, si trasferiscono in varie case, ma vivono sempre con Larry e nell'isolamento dal mondo esterno. In realtà nel corso di questi 5 anni alcuni seguaci della setta trovano la forza di andarsene. Il primo è Santos, poi poco dopo lo segue Yalitza, sua sorella. Per quanto riguarda Talia, lei vive una situazione un po' diversa rispetto a tutti gli altri. Essendo la figlia di Larry, le sono stati risparmiati i maltrattamenti e le umiliazioni peggiori. Ma anche lei è vittima del lavaggio del cervello praticato dal padre, che la manipola in pratica da
quando aveva 15 anni. Potendo disporre di maggiore libertà rispetto agli altri seguaci, Tale ha condotto la sua vita anche al di fuori della setta. Infatti non è rimasta sempre in casa con Larry. Per questo motivo non si può risalire al momento esatto in cui Tale ha deciso di lasciare la setta, né si sa se l'abbia davvero abbandonata del tutto, ma a un certo punto si allontana e non fa più ritorno. Al contrario, Isabella, Felicia e Claudia restano fedeli a Larry, il quale continua a violare la personalità e a dissolvere la volontà di tutte e tre, trattandole come fossero dei piccoli fantocci. Loro sottostanno a ogni decisione di Larry, che insiste con le storie del governo che vuole ucciderlo. A un certo punto Larry viene citato in giudizio dal suo ex padrone di casa dell'appartamento a Manhattan. Larry, che si oppone, appare in tribunale e coglie l'occasione per vomitare tutte le sue fantacazzate sul governo. Non se ne risparmia una. In questa circostanza Isabella, Claudia e Felicia prendono posizione in favore di Larry, confermando le sue parole. Il governo vuole catturarli tutti e uccidere Larry. Dicono anche che Bernard Kerik, l'ex commissario del Dipartimento di Polizia di New York dal 2000 al 2001, odia Larry ed è intenzionato a eliminarlo. Claudia mente dicendo che conosce Larry da quando aveva 9 anni ed espone un'elaborata teoria che risale fino a 3 generazioni della sua famiglia. Afferma che da bambina aveva già sentito che suo nonno voleva che Larry fosse punito, perché proprio il nonno lavorava con Rudy Giuliani, l'ex sindaco di New York, e con Bernard Kerik. È lui l'ideatore dell'enorme piano teso alla cattura di Claudia, sull'onda della celebrità ottenuta dopo gli eventi dell'11 settembre 2001. Bernard era riuscito ad assoggettarla al proprio menticidio affinché eseguisse i suoi ordini. Aveva dirottato Claudia al Sarah Lawrence College in modo che potesse incontrare Larry e avvelenarlo, quindi ucciderlo. Ovviamente, converrete con me, questa teoria è assolutamente folle, non ha né capo né coda, e Claudia la espone in tribunale, seduta al banco dei testimoni, durante una disputa civile su un appartamento che riguarda il proprietario e il coinquilino. Niente di tutto questo ha senso, come conferma anche la successiva testimonianza di Felicia. I concetti che esprime sono alquanto confusi. Dice che i suoi genitori vendono sostanze e riciclano denaro, che da bambina l'avevano sfruttata e che anche loro vogliono trovare Larry e avvelenarlo. Poi è il turno di Isabella, che ahimè non migliora la situazione. Anche lei afferma che i suoi genitori vogliono braccare Larry e avvelenarlo. Alla fine Larry perde la causa contro il suo ex padrone di casa e si evince che il burattinaio ha sfruttato questa apparizione in tribunale per far esibire le sue tre marionette. A questo punto dobbiamo fare un salto all'indietro, perché c'è una cosa che non vi ho detto di Larry. Nel 2013, non molto tempo dopo il trasferimento da Manhattan alla Carolina del Nord, Larry aveva creato un sito web dove aveva pubblicato degli annunci a nome di Claudia, attraverso i quali lei offriva il suo corpo in cambio di denaro, ma contro la sua volontà. Larry l'aveva obbligata affinché ripagasse i suoi debiti. Dopodiché Larry aveva fatto pressioni a Claudia affinché girasse una videoconfessione in cui elencava tutti i danni che aveva procurato a Larry nelle sue abitazioni. Anche in questo video Larry era intervenuto e aveva iniziato a divagare, ribadendo che era stata mandata da altre persone per avvelenarlo. Immagino che Claudia facesse riferimento a questa storia quando ha esposto quel racconto assurdo in tribunale, secondo cui suo nonno lavorava per il governo e per Rudy Giuliani e Bernard Kerik. Da dietro la telecamera Larry continuava a ripetere a Claudia: lo stai dicendo di tua spontanea volontà? Qualcuno ti paga o ti minaccia o ti costringe? Come immaginabile, Claudia negava sempre. Ora le tocca pagare i suoi debiti andando a letto con altri uomini dietro un compenso. Dopo aver girato questo video in cui aveva anche affermato di aver tentato di avvelenare Larry anni prima, Claudia aveva cominciato a prostituirsi per far guadagnare Larry ogni singola notte. Larry si faceva pagare fino a $8,000 per le prestazioni di Claudia, e mi sconvolge che lei avesse continuato a subire questa situazione per 5 anni. Dio mio, mi dispiace un sacco, povera. Rendetevi conto che Claudia guadagnava circa $10,000 a settimana, conseguendo in 5 anni più di $2,000,000 che aveva sempre consegnato a Larry. Claudia non ha mai visto un solo centesimo e finalmente nell'ottobre del 2018 si ribella. Dice a Larry che non vuole
più prostituirsi, basta. Larry, adirato, sapete cosa fa? La porta in una stanza d'albergo, la spoglia, la lega su una sedia, dopodiché lui e le altre seguaci infilano un sacchetto di plastica sulla testa di Claudia e iniziano a soffocarla con un guinzaglio. Larry per le successive ore la sottopone a un trattamento terribile. Claudia viene strangolata fino allo svenimento di continuo, poi le viene versata dell'acqua sul viso mentre ha ancora in faccia il sacchetto di plastica, sottoponendola all'annegamento simulato. E ancora, per umiliarla ulteriormente, Larry le taglia i capelli. Per fortuna, dopo questo tremendo incubo, Claudia trova la forza di lasciare la setta e di non tornare mai più. E insomma, questa setta pian piano sta cadendo a pezzi. Talia ormai non vive più con suo padre e Claudia se n'è andata, così come Santos, Yalitza e Dan. Adesso le uniche seguaci di Larry sono Felicia e Isabella, che lui definisce le sue mogli. I tre si trasferiscono in una nuova casa nel New Jersey, dove vivono in questa realtà distorta per il successivo anno. Felicia e Isabella fanno di tutto per Larry, rimangono sotto il suo controllo. Poi, finalmente, nel 2019, cioè ben 9 anni dopo l'istituzione della setta, il cupo mondo di Larry crolla del tutto. Tuttavia, non è la polizia a fermarlo, ma il New York Magazine, appunto nel 2019. Il giornalista Ezra Marcus è un vecchio studente del Sarah Lawrence College e già quando lo frequentava aveva sentito delle voci su questa strana setta universitaria. Le notizie che ancora circolano in giro sembrano folli, ma Ezra è incuriosito, così inizia a fare delle ricerche e intervista alcuni ex studenti del college e vecchi seguaci che hanno vissuto con Larry Ray. Dopo aver raccolto questo sconcertante materiale, il giornalista pubblica un articolo che lascia senza parole tutti i lettori, diventando virale online. È proprio grazie a questo articolo che le autorità si spingono a dare un'occhiata più attenta a Larry Ray. Nel febbraio del 2020, la casa del New Jersey in cui vivono Larry, Felicia e Isabella viene perquisita dall'FBI. Dopodiché Larry viene arrestato e accusato di molteplici reati, tra cui traffico sessuale, aggressione violenta, racket, evasione fiscale, riciclaggio di denaro e vari altri crimini finanziari. Finalmente Larry Ray è in custodia dietro le sbarre. Intanto l'articolo pubblicato da Ezra Marcus ottiene così tanta risonanza che iniziano le riprese per un documentario su questo caso. La maggior parte dei membri della setta viene interrogata, comprese Isabella e Felicia, che però rimangono fedeli a Larry, sebbene lui sia stato arrestato. Le due ragazze si sentono ancora parte della setta, dichiarano che Larry è completamente innocente, che è una brava persona. Ma durante le riprese del documentario Felicia finalmente si sveglia, come se si stesse deprogrammando. Si sta finalmente rendendo conto dell'enorme lavaggio del cervello che ha subito. Deve essere stato molto problematico per lei. Chiaramente queste difficoltà accomunano tutti gli ex membri della setta, ma l'esperienza di Felicia risulta fortemente traumatica. Lei afferma di non riuscire più a riconoscere ciò che è reale da ciò che non lo è. Deve rimparare a vivere la sua esistenza ed è complicato per lei, perché continua a credere che i suoi genitori siano persone cattive che avevano di lei, che avevano provato a ucciderla, così come i suoi fratelli. Felicia deve ripercorrere tutti i suoi ricordi e provare a distinguere il vero dal falso. Alla fine riesce a voltare le spalle a Larry. Purtroppo per Isabella non si può affermare la stessa cosa. Le autorità le ribadiscono che lei è una vittima e la rassicurano che possono aiutarla, ma Isabella non si muove dalla sua convinzione. È ancora fedele a Larry. Alla fine le autorità le danno due possibilità di scelta: o testimonierà contro Larry e apparirà come una vittima, o sarà accusata di complicità. Isabella decide addirittura di essere accusata. Nel febbraio del 2023, 12 anni dopo la fondazione della setta, Larry e Isabella affrontano il loro processo. A questo punto tutti i dettagli più spaventosi della setta vengono finalmente alla luce, con gli ex membri che prendono la parola per testimoniare contro Larry. Dan, per esempio, parla della violenza e dell'umiliazione a cui Larry l'ha sottoposto, del trauma che sta ancora cercando di superare a causa di ciò che gli ha fatto quest'uomo orribile. Claudia spiega di essere stata vittima di traffico sessuale per 5 anni. Felicia riferisce che Larry l'aveva sottoposta a un menticidio così pressante che lei non sapeva più distinguere la realtà dalla finzione, come già vi ho detto poco fa. Afferma di essere stata costretta ad avere
avere ogni giorno dei rapporti intimi, sia con Larry che con degli sconosciuti. Quanto a Larry, lui non prende subito parola, ma la sua squadra di difesa cerca di dipingerlo come una vittima. E lui si adegua, provando a interpretare la parte. Larry dice di essere un povero vecchio, è innocente e inconsapevole di ciò che faceva, perché annebbiato da un gran mal di schiena. Bene sì, quest'uomo incorreggibile tenta di attribuire la colpa a un mal di schiena. Ma che diavolo c'entra? Alla fine la giuria conclude che Larry è colpevole di tutte le accuse a lui rivolte e lo condanna all'ergastolo, precisamente a 60 anni di prigione. Isabella invece viene dichiarata colpevole di complicità e condannata a 4 anni e mezzo di prigione. Dunque, Isabella oggi si trova tuttora in carcere e non ha ancora parlato con la sua famiglia. Ormai sono 10 anni che non ha contatti con i suoi parenti. Presumo che Isabella sia ancora leale verso Larry e questo mi rende molto triste, perché lei, senza ombra di dubbio, è una sua vittima. E onestamente, fatemi sapere cosa ne pensate, a mio avviso Isabella non dovrebbe nemmeno essere in prigione, aveva soltanto bisogno del giusto aiuto. Oppure, forse, c'è anche questa possibilità, magari non è emerso con chiarezza il fatto che Isabella col tempo fosse diventata una complice di Larry. Ma in ogni caso, anche lei ha subito un profondo lavaggio del cervello da parte di un uomo che anagraficamente poteva essere suo padre. Questo è il caso di Larry Ray e della sua setta universitaria. Una vicenda contrassegnata dalla violenza psicologica, ma anche fisica. A seguito della condanna di Larry, tutti gli ex membri della setta hanno dovuto sforzarsi per cercare di ricostruire le proprie vite. Onestamente, immagino sia devastante dopo essere entrati in contatto con un individuo come Larry. Dan, per esempio, lotta duramente per reintegrarsi nella società, odia le feste, non riesce a farsi degli amici, va in terapia, ma ha la sensazione di continuare a parlare con Larry. Alla fine si inserisce in un gruppo di supporto formato da altri ex membri di diverse sette, così riesce finalmente a trovare l'aiuto di cui ha disperatamente bisogno. Si riunisce anche con i propri genitori e oggi, fortunatamente, sta molto meglio. Quanto a Claudia, pure lei per fortuna riceve l'aiuto di cui ha bisogno, ha dovuto lavorare molto su se stessa, ma ha trovato conforto nel riavvicinarsi ai propri genitori e al resto della sua famiglia. Oggi ha un lavoro e sta provando a ricostruire la sua vita e io le auguro il meglio. Per ciò che concerne i tre fratelli, Santos, Yalitza e Felicia, i loro genitori non li avevano più sentiti per oltre un decennio, salvo privarsi di quei $200,000 per contribuire a ripagare i debiti che i ragazzi avevano con Larry. Ma, per fortuna, uno dopo l'altro, Santos, Yalitza e Felicia, si sono riappacificati con i genitori e tutti insieme hanno lottato per superare i propri traumi. Santos ha dovuto trascorrere del tempo in una struttura psichiatrica, Felicia ha dovuto ritrovare se stessa, capire chi era davvero, ma adesso i tre fratelli stanno meglio e si supportano a vicenda. Un grande interrogativo che permane in questo caso invece è: cosa sarà successo a Talia? Purtroppo non si sa. Quando Larry è stato arrestato, anche Talia è stata indagata per complicità, ma non è stata mossa alcuna accusa contro di lei. Da allora Talia è scomparsa, nessuna ha più saputo dove fosse, non ci sono notizie su di lei, ma dato che questa setta è nata in presenza di Talia, vorrei potervi dire di più sul suo coinvolgimento. Sì, anche lei era una vittima di Larry, ma la mia domanda è mai passata dall'essere vittima a complice? Poi, se ricordate, durante il video ho parlato brevemente di un'altra persona che ha fatto parte della setta, anche se non viveva nella casa Manhattan con tutti gli altri. Si tratta dell'ex d'Italia, Ian. Ian ha perso i suoi genitori e non è riuscito a superare il trauma legato a ciò che Larry gli aveva fatto subire. Purtroppo nel 2020 si è tolto la vita. In molti hanno incolpato Larry della tragedia. È lui la causa delle azioni irreversibili di Ian, dato ciò che gli aveva fatto passare. Anche se questo caso non si conclude con un omicidio come quelli che vi narro di solito, Larry Ray ha indubbiamente rovinato la vita di così tante persone. Questa vicenda serve come monito su come la manipolazione e l'abuso possono manifestarsi in contesti apparentemente sicuri, un'università, e su come sia cruciale che le istituzioni educative e le autorità preposte siano pronte a intervenire per prevenire tali drammi. Non posso esprimere parole sufficientemente dispregiative per definire quest'uomo, ma
Di certo è uno degli individui più malvagi e mentalmente distorti di cui sia mai venuta a conoscenza. Quindi questo video a questo punto volge al termine. Questo è il mio pensiero, ma ora sono curiosa di conoscere i vostri. Quali teorie o opinioni vi siete fatti su questo caso? Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, quale emozione vi suscita. Io vi giuro che per la maggior parte del tempo mentre scrivevo questo caso avevo i brividi sulla schiena. Poi molti video che ho visto sono stati molto molto angoscianti, i video che Larry faceva, insomma. Li ho trovati davvero molto molto angoscianti, quindi ho anche io fatto un po' fatica, devo dire la verità, a scrivere questo video. Sono curiosa comunque di nuovo di sapere quali sono le vostre opinioni. Io nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!